Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete detto dal titolo, oggi parliamo di quali reazioni sta prendendo il canale, ma non solo, parliamo anche di cosa mi è successo in questi mesi. Perché sono scomparso, so che dovrei fare una sorta di video come questo più spesso, anche perché frequentemente comunque ho dei periodi in cui mi assento qui su YouTube. Questo non tanto perché non mi interessi più o non abbia più voglia di fare video, ma adesso vi spiego quali sono i motivi. Facendola breve, 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 il motivo principale è lo studio e quindi l'università. Ben sapete, sono uno studente di medicina. Non è che solo perché sono uno studente di medicina allora non ho tempo per fare un video su YouTube. Il punto è che il tempo che mi rimane lo dedico ad altre cose, attività fisica o come vedere la mia fidanzata. Per carità, attività fisica facevo anche prima, la mia fidanzata invece stiamo insieme da quasi un anno e ovviamente lei ha una quota più importante di fare video su YouTube, ma questo mi pare abbastanza scontato, e cosa che non c'era banalmente 2 o 3 anni fa, quando ho aperto il canale per la prima volta e ho deciso di parlare della mia esperienza qui su YouTube. Se ho del tempo e magari sono stanco a fine serata, preferisco vedere lei che non mettermi a registrare. Poi ci sono un'altra serie di fattori da considerare. Banalmente, i tirocini sono, rispetto all'anno scorso, più spesso in ospedale la mattina. Questo significa che se vado in ospedale a Brescia la mattina, io sono di Verona, significa che torno a casa per le 3:30 circa, e a cui orario qui più o meno mangio o ho finito di mangiare a seconda dell'ora a cui ho finito tirocinio. Dopodiché devo mettermi a studiare. Questo significa che sicuramente a fine serata non mi metterò a fare i video, al massimo da fare una passeggiata. Queste sono altre cose. Oppure banalmente proprio la frequenza con cui uno ha gli esami. Io sono sempre stato uno di quelli che dice: sarebbe bellissimo avere 3-4 giorni tutti i mesi per poter fare gli esami e non invece 2-3 sessioni sparse per l'anno. E da circa settembre ho avuto un esame al mese. Agosto ho fatto urologia, nefrologia, quindi apparato urinario più reni. A settembre ho fatto ortopedia, ottobre ho fatto endocrinologia, poi magari vi racconto qualche mia percezione sulla materia. Novembre e dicembre invece ho fatto anatomia patologica perché mi ha bocciato a novembre, per cui l'ho rifatto a dicembre, e qualora l'avessi passato a novembre forse avrei fatto dei video prima, molto probabilmente sì, però comunque mi sarei buttato avanti sugli esami che ho da qui in avanti. In quel momento in cui sto facendo il video sono a dicembre del quarto anno. Questo significa che davanti a me ho una vera e propria triennale, come se mi fossi appena iscritto all'università, quindi vuol dire che davanti a me ho ancora 16 esami, in realtà 17 formalmente perché sto ancora aspettando il risultato di anatomia patologica 1, dove però penso sia andata bene, per cui cioè, ho comunque le sensazioni molto positive, per cui penso di averlo passato, però si sa mai. Per cui in realtà ne mancano ancora 17, una triennale, ci sono 18 esami e quindi avrò comunque ancora molti esami da fare. Non è assolutamente vero il detto che entri poi tutto in discesa, dopo anatomia è tutto in discesa, dopo fisiologia è tutto in discesa. In realtà discesa non c'è mai, bisogna sempre studiare tanto, e magari ci fosse una discesa, però non c'è, per cui questo significa che ovviamente lo studio ha sempre una quota predominante rispetto a YouTube, soprattutto in questo momento in cui io mi devo formare come medico, anche perché altrimenti a voi raccontare delle balle o esclusivamente delle esperienze personali, mentre molti video sono basati anche su quello che io faccio a lezione. Un altro motivo per cui mi ha tenuto lontano da fare video su YouTube è che il grosso degli argomenti per il diabete, diciamo così, io li ho già trattati, cioè ho già trattato l'alimentazione in più modi, gli allenamenti in più modi, che l'attività fisica. Ho parlato un po' dei sensori, cioè comunque ho parlato più volte e di più cose, e a volte ho dovuto fare dei più video sulla stessa cosa. Penso banalmente quando ho fatto i video su i cerotti, per cui ne ho fatti già o 2 o forse 3 video sui cerotti per mantenere attaccato il freestyle, o comunque un altro sensore. Per cui dopo un po' diventa anche ridondante parlare sempre la stessa cosa, e trovare argomenti nuovi è anche più stimolante e evito di ripetermi. In primis io dico, cioè già il video, uno, ci vuole dedicare una buona quota di tempo a fare un video. Ora magari voi non ve ne rendete conto, ma fare un video su YouTube significa pensare al video, e questo può essere, può volerci poco come può volerci tanto. 2, scrivere il video, questo può volerci poco, può volerci tanto, ma comunque un paio d'ore ti van via se lo vuoi scrivere prendendo anche delle fonti affidabili, piuttosto che metterci un quarto d'ora a seconda che le fonti sia io la fonte.
Quindi se è una mia esperienza, in questo caso ci metto poco a raccontarla, a buttare giù le idee, le linee guida su cosa dire. Se invece devo guardare cose su cui io non ho nemmeno affrontato lezioni, quindi vi devo venire a raccontare, devo capire uno in che modo buttarvela giù in modo che sia un modo comprensibile anche per chi non abbia nessun interesse nell'approfondire una materia di natura medica o chimica, biologica, e in un altro modo renderla in qualche modo accattivante, per cui può volerci poco come può volerci tanto, e questo devo ancora iniziare a registrare. Dopo devo trovare il tempo per mettermi a registrare, che voi adesso vedete la luce qui, allora, c'è una luce qua davanti, c'è questa, c'è quella alle spalle, c'è una luce là sopra, mi sto riprendendo, c'è un microfono, per cui è un po' complesso. Una volta dovevo anche poi tirare via il video dal telefono, che è quello che uso per registrare, metterlo sul computer, montare il video, e anche lì ti va via un altro paio d'ore. Per fare il video ci metto relativamente poco, ormai una volta ci mettevo anche 40 minuti per fare un video da 5, perché mi imbalbettavo, perché non sapevo come guardare, non sapevo come comportarmi, non ero spontaneo io nel guardare in questo momento l'obiettivo. Io in questo momento sto guardando dritto nell'obiettivo, e quindi voi mi vedete come se vi stessi guardando negli occhi. In realtà una volta facevo così, cioè muovevo gli occhi un po' attorno, per cui tutto questo poi contribuiva ad aumentare il tempo. Ora certo i tempi li ho ridotti, comunque una volta che il video va montato, ad oggi per fortuna mi aiuta un montatore esterno, per cui ho delegato, se vogliamo, una parte di lavoro che comunque innanzitutto uno va pagato, giustamente, questa persona che ti dà una mano, e punto numero due, e anche lui ovviamente ha bisogno del suo tempo per lavorare. Detto questo, una volta che lui mi manda indietro il video, devo caricarlo su YouTube, fare la copertina, scrivere la descrizione e poi il video è pubblico. Tutto questo lavoro va da 2 ore a 10 ore se dovessi farlo tutto io. Capite che per fare un video a settimana ti va via nel media, facciamo in media 5-6 ore, ok, 5-6 ore per fare un video, e vi assicuro che è molto stancante, soprattutto se uno deve, cioè se come me dovete sforzare tanto gli occhi perché, o siete davanti allo schermo perché dovete leggere delle questioni di università, delle sbobine che non avete stampato, cose da capire, o avete il cartaceo, comunque state tutto il tempo a sottolineare così. Quando arrivate a fine serata con gli occhi stanchi che vi si chiudono, avete l'unica cosa che avete voglia di fare, dormire oppure proprio staccare e non dover sforzare più gli occhi. Per cui ecco, a ciò si aggiunge anche la complessità della facoltà che faccio. Ora non voglio dire che io sono il migliore del mondo perché faccio medicina, però è comunque riconosciuto la difficoltà della facoltà che faccio, anche per la responsabilità che dopo una persona avrà nei confronti di dei pazienti che vengono e interagiscono con te, per cui anche quello merita la sua attenzione. Poi diciamo che non è che i professori facciano una gara per venirti incontro, mettiamola così, per cui spesso ci sono delle complicazioni messe giusto per il gusto di complicarti le idee, non perché servano effettivamente a qualcosa molte cose. Cioè vi faccio esempio, molti tirocini io sono andato e mi è stato detto vai pure a casa che tanto qua non servi il primo giorno, poi non servire lo so, sono lì per imparare, per cui è normale che io non possa servire, sono lì perché dovrei vedere, dovrebbero spiegarmi delle cose, mentre fatti come sono fatti non servono molto, e ad oggi comunque è così se con il numero chiuso. Immaginate se ci fosse un numero aperto, come spesso viene paventato come unica soluzione per risolvere tutti i problemi, sarebbe solo peggio, perché già adesso ti viene detto stai là sul muro, non dire niente che mi rompi le valle, e io l'ho detto in modo un po' più colorito, però il senso è questo. Per cui questo più la facoltà che ha dei bei mattoni, ogni qualche mese c'è un bel mattone da preparare, più vicende personali, più ovviamente impegni che uno può o meno accumulare, attività fisica, questo può determinare poi il fatto che io slitti coi video, anche perché ovviamente sono in sessione, mi sto avvicinando un esame, YouTube proprio non entra nemmeno nella mia testa, per cui questo è un po' il succo della questione. Per quanto riguarda il futuro invece del canale, non è che non usciranno più video, continueranno a uscire video. Adesso con questo sto registrando circa una decina di video, che quindi uscendo una settimana circa 2 mesi sono coperti, per cui ci saranno per almeno i prossimi 2 mesi dei video sul canale. Riprenderò probabilmente a fare delle live studio, come facevo in estate, ovvero live da
gli Study With Me, che invece che ho smesso di fare, un po' perché non ne avevo voglia, un po' perché ero preso io dalla gestione delle cose degli esami, per cui riprenderanno prossimamente, qualora ci siano persone interessate. E che altro? Come detto, per i prossimi video ne ho registrati una decina di temi, però faccio sempre più fatica a trovare nuovi video su cui fare dei temi. E sto cercando un modo per non parlare sempre le solite cose, fare sempre il solito video noioso, ma che non chieda a me una settimana di riprese, perché il problema poi è anche questo, perché io devo trovare un modo per potermi sedere qui, parlare e farlo comunque abbastanza rapidamente, perché voi non lo sapete, ma vi racconto, io registro i video sempre in blocchi, in modo da registrare tipo una decina, così sono a posto per 2 mesi, non perché non li voglia fare, ma perché lo studio, come vi ho detto, me lo rende proprio complesso, e se ho dei giorni di pausa voglio proprio staccare completamente, non voglio dover pensare a impegni, robe, cose. Voglio proprio uscire fuori, fare una passeggiata, vedo la natura, gli uccellini fanno pio pio, e quindi ricaricare le pile e poi riprendere a studiare, che è quello il mio unico vero lavoro in questo momento. Il succo di tutto questo è, i video continueranno a uscire, non mi sto prendendo pause volontarie dal canale, o meglio, pause volontarie sì, ma nel senso che comunque continueranno a uscire video pian piano, magari ci saranno delle pause intervallate come è successo in questi mesi, spero di farle durare di meno, possibilmente. Spero di avere da parte vostra suggerimenti su nuove idee o nuovi video, cose che vi piacerebbero avere. Ad esempio, uno dei video che vorrei girare e devo incastrare tutte le persone è chiedere ai miei familiari e alla mia fidanzata come vivono il rapporto con il diabete e con me, o come cosa ne sapevano prima, come cosa ne sanno ora, come si approcciano, c'è qualcosa che li spaventa, cosa secondo loro mi ha tolto e cosa no, invece, o se mi ha dato qualcosa. E quindi questo secondo me sarebbe un video molto interessante, aiuterebbe soprattutto le famiglie e il soggetto malato che si troverebbe a ricevere una nuova diagnosi di diabete. Però sono ovviamente aperto da sempre a nuove idee, se quindi suggeritemi qualsiasi cosa vi venga in mente come nuovi video, nuove proposte, facciamo una live. E così via, perché a me fa solo che piacere ovviamente ricevere delle idee da parte vostra, anche perché in questo modo uno so cosa può servire a voi, perché se è una cosa che serve a qualcuno di voi sicuramente può servire anche a qualcun altro, o magari se invece non ritenete particolarmente importante potete scrivermi un commento che di solito anche a distanza di qualche settimana magari rispondo, massimo qualche settimana, poi comunque dovrei rispondere sempre, anche in questi mesi ho sempre risposto alle persone che mi scrivevano. Con questo io penso di aver detto tutto, vi ho raccontato più o meno quello che è successo in questi mesi, sono stato preso dallo studio, che poi gli esami sono andati anche bene perché ho preso un 24, un 30, un 27, un 27 e mi devo uscire il prossimo voto. Mi sembra di aver detto tutto e noi ci vediamo da settimana prossima, come sempre tutti i martedì, ciao ciao!